solo per una settimana. Ma大体正中線が見えてきて、揺れたら見つかんの。お互いの正中線がこうがっちり合ってきたら円になってこう動いていきましょう。あの自分が動き出せばこれがっちりして正中線が合わさってれば、あの自分が動けば相手もこう動いていくんで、それでこう円になるようにこうぐるーっと回転して。正中線を崩さないやる、はい、正中線をガッチしアジャストしていくと自分が動くと相手も動く、自然に相手が動いたら自分も動いてるみたいな状態に、腹が合わせると思う、どっちが合わせてるか分からなくなってきた。まあ、適当なところで次の方がこう何ですかね、こう大縄跳びを入る要領で円の中に入っていただいて、人数が変わるとこう中心も変わっていくんで、それをまた探っていくような感じで、polvere nel vento, maestri d'Oriente, seconda notte di un ciclo con cui Fuori Orario riprende il suo viaggio attraverso i grandi cineasti d'Oriente, cominciato 3 anni fa con alcune prime visioni TV dei più grandi registi orientali del cinema contemporaneo, Dao Shaoxian, Jia Zhangke, Atsemi Liang, Edward Yang, e proseguito di recente con gli 11 capolavori classici di Yasujiro Ozu. Ieri sera avete visto Dust in the Wind in prima visione TV assoluta, il film del 1986 con cui chiaramente Wu Shaoxian, a conclusione di un percorso che comprende grandissimi film come I ragazzi di Feng Kuei, più volte mostrato da Fuori Orario e che fa parte anche di questo ciclo, e poi In viaggio con il nonno e A Time to Live, A Time to Die, è un film che impone Wu Shaoxian non solo a livello internazionale e come pilastro del cinema contemporaneo, ma è il film con cui, anche ha detto Wu Shaoxian, si fa più chiara la sua visione di un cinema capace di guardare fra le pieghe del reale, di mostrare ciò che non può essere mostrato o che risulta sempre inspiegabile della realtà, e lo fa attraverso questa poetica assoluta, capace di filmare ciò che del personale, dell'individuo e della coscienza sepolta e rimossa forse di ognuno di noi, fa parte poi di un ciclo più grande, il ciclo della natura e poi del tempo e poi dello spazio. Stasera
vedrete ancora una volta un altro capolavoro contemporaneo di un regista giovanissimo, che se n'è andato giovanissimo, che si è tolto la vita pochi anni fa, solo dopo un film e due romanzi, Hubo, An Elephant Sitting Still, un film fiume che però supera con un balzo davvero un certo manierismo dei giovani autori contemporanei, fermando il tempo in un viaggio che sembra senza ritorno, ma che concede quella nota comica e, se volete, anche surreale che forse dà alla realtà e alla vita una speranza più dolce e più tenera. E dispiace che di fronte a questa capacità di controllo e a questa tenerezza poi non possa reggere invece nei confronti della vita un giovane cineasta che decide di lasciarci. E però ci lascia un capolavoro che ancora una volta mostreremo in una notte fiume, dove la polvere si perderà nel vento. Maestri d'Oriente, fuori orario, buona visione.那前两天这么说的，满洲里动物园有只大象，他妈整天就坐那儿，
可能有人老拿叉子扎他。也可能他就喜欢坐那。不知道。然后好多人就跑过去抱着栏杆看。有人要扔什么吃的过去，他也不理。他跟我提过。怎么说呢？踩着我裤子。